dove si lavora a Manhattan? Chiaramente si può lavorare dappertutto, però il luogo del mito di chiunque lavori a New York sono i grattacieli, come questi che vedete alle mie spalle, con delle viste stupende, con questa sensazione di essere davvero tra il cielo e la terra. Io appena venni a New York, il mio primo posto di lavoro fu in un grattacielo sulla 50ª. Mi affacciavo dal balcone, dalla finestra, al 50° piano e dissi: wow, questa è una vera meraviglia. Appena esce di casa l'americano che deve andare in ufficio compra il suo caffè gigante. Guardate, questa è una tazza immensa. Perché? Perché caffè a New York è di compagnia, ti accompagna lungo la strada fredda. Noi in Italia abbiamo la tradizione del caffè al bancone, un espresso da bere velocemente come una pozione magica. Qua no, il caffè ti accompagna lungo la strada. Lungo tratto di cammino, perché a differenza che nel resto dell'America, il newyorkese che lavora a Manhattan cammina tantissimo. Questo è il caffè americano. Molti italiani lo chiamano acqua sporca, ma probabilmente non capiscono la diversa cultura del caffè americano, dove il caffè è la vera benzina che muove la città. Molti newyorkesi che vengono a lavorare a Manhattan non vivono a Manhattan, sia perché i prezzi sono molto alti, sia perché preferiscono staccare. Qui c'è il luogo di lavoro, ma quando si ritirano a casa vogliono la pace. C'è chi vive nel Queens, chi nel Bronx, chi a Brooklyn, chi a Staten Island, ma molti lavorano anche più lontani, tantissimi nel New Jersey, alcuni nel Connecticut, upstate, la parte nord di New York. Vengono spesso affrontando anche una o due ore di tragitto in treno ogni giorno o in metro. Alcuni vengono con l'auto, i più fortunati prendono l'elicottero. Quando venivo al lavoro da queste parti, ricordo sempre che davanti a questo specchio mi aggiustavo un poco la cravatta. Appena arrivati a New York, la prima cosa è farsi pulire le scarpe. Oppure, se si è in ritardo, quando si torna poi a casa, bisogna sempre presentarsi all'ufficio con le scarpe lucide. Quindi New York è piena di questi posti dove lucidarsene. Ho pagato $10 per lucidarmi le scarpe più $5 di mancia. La metropolitana è chiaramente il mezzo più usato, collega Bronx, Queens, Brooklyn a Manhattan. Manca ovviamente Staten Island, ma coloro che devono venire da Staten Island fin qui spesso usano il ferry giallo, lo riconoscete se andate a vedere la Statua della Libertà. $2.75, questo è il prezzo del biglietto per emergere a Manhattan. Qui sono davanti alla Bank of America, pensate quante migliaia di persone lavorano qui. E quando c'è da mangiare spesso chiamano i delivery, quasi riempie di biciclette, di gente che deve consegnare, inizia questa lunga discesa di persone che viene a ritirare il proprio cibo. Adesso che sono un po' tutti smart working si vede molto meno, ma qualcuno ancora lavora. Gli orari d'ufficio di New York sono quelli che trovate dappertutto, si entra tra le 8:30 e le 10, si esce tra le 5 e le 6:30, qualcuno ovviamente deve lavorare anche di più in determinati periodi dell'anno. C'è poi una classica pausa pranzo di mezz'ora e vedremo cosa fanno i lavoratori newyorkesi durante quella mezz'ora. L'unica cosa che non mi ha mai convinto degli Stati Uniti sono le ferie, le vacanze. Ogni azienda ha una policy, una politica diversa. Spesso però si hanno tipo 5, una settimana di ferie, 4 giorni di malattia, 10 settimane di ferie, 5 di malattia. Aumentano spesso con l'anzianità, però non arrivano mai ai livelli che ci sono in Europa di vacanze, dove si sta anche un mese in vacanza. E questa era l'unica ragione che quando appena venni a New York avevo veramente solamente una settimana di ferie l'anno e dovevo tornare in Italia a visitare i miei, quindi questa era l'unica cosa che non mi piaceva assolutamente, che però mi ha spinto poi a me personalmente a indipendentizzarmi, a trovare la mia strada, perché volevo guadagnarmi un pezzo di libertà. Questo parchetto adesso è vuoto perché si gela, ma di estate, in primavera,
troverete tantissime persone che vengono per pranzare, si siedono qui e cercano di consumare il loro pasto. È importante che a New York ci siano tanti di questi posti, perché veramente la vita del pendolare o di chi lavora viene allietata da questi spazi verdi. Guardate qua, qui addirittura ci sta una ricarica nel parco per i cellulari. Chiaramente quando fa freddo questo parco è vuoto, però la cosa bella, e lo vedremo adesso, sono anche i parchi all'interno, riscaldati, dove potete sentirvi come a casa. Bisogna solo entrare in un grattacielo che nasconde un parco. Quanti pasti ho consumato su queste panchine, a volte la slice di pizza, a volte l'insalata, e pensavo e mi immaginavo un futuro meraviglioso. È parte di New York il sogno, e ti accompagna lungo tutta la giornata lavorativa. Quando è inverno invece i newyorkesi mangiano qui nei parchi al coperto, come vi dicevo prima. La prima cosa che mi incuriosì quando scoprì come viveva Manhattan all'ora di pranzo era vedere la quantità di food truck che tappezzavano veramente tutte le strade, e trovavi davvero di tutto. Adesso ce ne sono di meno perché molti stanno lavorando in smart working, ma riuscivo a trovare qualsiasi cucina del mondo, compresa la pizza italiana. È veramente bellissimo. Una delle opzioni più amate dei newyorkesi è la slice di pizza. Questa l'ho pagato $1.50, costava $2-3, questa è molto economica. E vi posso dire che appena venni a New York, scoprire che ad ogni angolo c'è una pizzeria mi fece sentire come a casa. Una delle opzioni che adoro, che ho scoperto qui a New York, è il pagare al peso. New York, Manhattan, soprattutto la zona di Midtown, di Wall Street, è piena di posti in cui a buffet scegli quello che vuoi mangiare, c'è di tutto, vai, pesi, ti siedi e in mezz'ora finisce la pausa pranzo. $10.97. Mangiare le orecchiette in pausa pranzo, un'emozione incredibile. Quanto si guadagna qui a New York? Diciamo che il salario minimo per chi lavora in questi uffici parte da $45.000-$50.000 lordi l'anno, che saranno più o meno $2.500-$2.600 al mese. Però è molto facile scalare, c'è gente che a 20 anni guadagna oltre $100.000 lordi l'anno, perché New York è una città dell'ultracapitalismo, quindi si parte dal basso ma si può arrivare veramente in alto. Dopo lavoro i newyorkesi fanno l'happy hour. Cos'è? Si beve tanto ma si paga poco. In Italia abbiamo la tradizione invece dell'aperitivo, dove bevi e mangi. So, qua si beve solo, perché la vita a volte è stressante e devi annegare i tuoi problemi in un bel bicchiere di vino, di prosecco, in un cocktail, a birra, qualsiasi cosa. Guardate, di solito inizia alle 4, finisce alle 7, che sono proprio gli orari in cui la gente esce da lavoro, e si fa solo dal lunedì al venerdì, non durante i weekend. Una birra costa $7, il prezzo normale sarebbe di $9, $2 di differenza durante l'happy hour. Non è tantissimo, ma è quanto basta a darti la sensazione di fare un ottimo affare dopo lavoro. E comunque qua si viene per socializzare, per parlare dei propri problemi con chi ti sta a fianco. Poi, se la giornata di lavoro è andata storta, il newyorkese infelice si affaccia qui su queste vetrine di Diamond District, osserva l'anello e pensa: forse è meglio che mi sposo, così la mia vita cambia.